Sindaco Andriollo, oggi una giornata importante, un giorno da campioni organizzato appunto per raccogliere fondi per Casa Ugi e la protagonista per un giorno anche a bordo di una di queste vetture. Effettivamente è stata una bella iniziativa, quando me l'ha proposta Cristian Milano e Alessandro ho subito accettato di dare una mano, offrire il paese a disposizione per questa manifestazione. Collaborare per l'Ugi è importante perché effettivamente ci sono queste famiglie che aiutano questi ragazzini che hanno questi grossi problemi oncologici, quindi aiutarli. E poi ho fatto anche questa immersione, provare a salire su una macchina, che è sempre stata la mia passione già da giovane, salire su una macchina da rally, provata con un campione. Mi ha fatto fare un bel giro, abbiamo visto che non ho avuto un attimo di paura perché sono persone che sanno guidare le macchine, quindi non è improvvisata. Hanno fatto delle inversioni di marcia, delle frenate steccate alle chicane, quando ho affrontato le chicane in modo veramente professionale. Io non ho avuto paura, ma è stata un'immersione veramente interessante. Io la consiglierei a tutti quelli che hanno un po' di passione, perché si fa due cose: uno, si prova un po' di emozione, e si fa una cosa buona, in questo caso per l'Ugi. Massimo Grosso, tu organizzi tanti eventi in beneficenza in favore anche degli ospedali della Regina Margherita e dell'ospedale di Cirié. Questa manifestazione è organizzata qua oggi in favore di Casa Ugi. Dici tu che cosa ne pensi? Beh, è sicuramente una bella giornata, c'è un'atmosfera molto particolare, rilassata, e tanti piloti che anche se non sono venuti a correre sono qui che sono venuti a vedere questa manifestazione. E poi sai, il motivo è uno dei più nobili. Mi ho detto questa mattina ai ragazzi con il briefing, ho detto: se questa sera tornando a casa siamo consapevoli di aver regalato un sorriso a questi bimbi, un momento di felicità, abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo davvero vinto una prova speciale, forse la più bella. E questo è importante. Poi i risultati che stanno venendo fuori, perché siamo a metà giornata e abbiamo raccolto 4.900 euro, contiamo di quantomeno bissare il successo dello scorso anno, che ci ha dato modo di comunque gestire un monolocale in Casa Ugi, dove fuori da questo monolocale c'è questo cartello che ho scritto un giorno da campioni, e che quindi anche per il 2024 verrà riconfermato. Questo è un gran bel risultato, perché c'è un giorno da campioni anche lì a Casa Ugi. Questa è una bella cosa che ci riempie di orgoglio. Paola Ziano, ritorno in macchina dopo tantissimi anni, qua oggi è un giorno da campione, l'emozione è sempre la stessa? L'emozione è sempre la stessa, è stato bellissimo, con Pigi ci conosciamo da 35 anni, abbiamo fatto tantissime feste insieme, tantissime gare, ma lui è sempre un grande, ma veramente un grande. Quindi l'emozione è la stessa, qualcuno preannunciava un rally di casa inizio anno, un pensierino? Ci posso fare un pensierino, ma sono ormai veramente 26 anni che non corro, quindi le cose sono cambiate, io sono invecchiata, Luca è giovane, e quindi vediamo, ci penso. Faccio un pensierino, ti aggiorno in questi mesi che mancano e vediamo, mi piacerebbe tanto, eh. Alessandro Boldini, organizzatore di questa giornata, un giorno da campioni qua a Rivara, com'è andata la giornata? Decisamente bene, cambio di location per quest'anno,
l'evento iniziava a crescere, Prascorsano era un po' piccolino, ma fin dall'inizio, già da qualche anno, avevamo poi idea di farlo diventare un evento itinerante, di portare un po' di colore anche negli altri paesi, e Rivara si è resa disponibile, ci siamo messi d'accordo e oggi siamo approdati a Rivara, ecco. Una giornata totalmente riuscita. Una giornata che sta riuscendo. Fra qualche mezz'ora potremo dire che è andato tutto bene, però decisamente abbiamo fatto dei numeri importanti, come le donazioni che sono state fatte ci permetteranno probabilmente di replicare il successo dello scorso anno, ecco. Cristian Milano, la giornata è finita, traiamo le somme di questa importante iniziativa dedicata a Casa Ugi. Beh, è stato davvero una bella giornata vedere questi ragazzini, sia di Casa Ugi che anche i ragazzini, i nostri canavesani, con quel sorriso, è stato davvero tanta roba. La somma che abbiamo raccolto soltanto nei giri di questi 10.400 euro sono davvero tanti e quindi siamo soddisfatti, contenti e anche molto emozionati. Una giornata quindi che è andata nel migliore dei modi, vuoi ringraziare qualcuno? Sì, in primis va ringraziato il comune di Rivara che ci ha ospitati, e i protagonisti che sono quelli che hanno messo a disposizione le macchine e la giornata e la loro professionalità, si sono comportati benissimo, hanno saputo rispettare le regole e far divertire. Poi bisogna ringraziare sia Claudio che Massimo Berta, che ci hanno fatto volare tutto il giorno, tutti i ragazzi di ACM Test, Alessandro che è il loro capitano, che si sono comportati benissimo in maniera professionale, quasi come i commissari, e poi tutti, siamo contenti. Appuntamento al prossimo anno? Assolutamente sì. Beh, adesso ormai la macchina l'abbiamo rodata e quindi non ci fermiamo più, non ci possiamo e non ci dobbiamo fermare. La volontaria di Casa Ugi qui oggi a Rivara per un giorno da campioni, manifestazione organizzata per raccogliere appunto fondi per Casa Ugi. Chi è Casa Ugi e cosa fa? Allora, Casa Ugi innanzitutto è una piccola parte dell'Ugi, che è una grande associazione nata nel 1980 all'interno del reparto di oncoematologia per il volere di alcuni genitori che avevano i bimbi ricoverati e si sono resi conto delle innumerevoli necessità dei genitori, per cui hanno deciso di associarsi per darsi una mano gli uni con gli altri ed aiutare anche gli altri. Nel corso del tempo ci si è resi conto di quanto le necessità aumentassero sempre più, per cui siamo arrivati che nel 2006 è stata aperta Casa Ugi. Casa Ugi è vicino all'ospedale Regina Margherita. Abbiamo 22 mini appartamenti dove ospitiamo in modo totalmente gratuito le famiglie e i bimbi ricoverati in regime di day hospital e quindi queste famiglie possono stare in un ambiente familiare pur essendo lontani da casa e vicini all'ospedale. Non bastava, nel giro di pochi anni ci si è resi conto delle necessità dei ragazzi fuori terapia, che dopo anni vissuti praticamente in una bolla si ritrovano a doversi reinserire nel mondo normale, tra virgolette. Per cui nel 2019 è nata Ugi 2,
quello che noi chiamiamo un po' il nostro progetto ponte verso la guarigione. E qui abbiamo degli psicologi, fisioterapisti, c'è una palestra molto attrezzata. Si pensa veramente a tutto quello che può essere il dopo, anche con inserimento nel mondo del lavoro per i ragazzi cresciuti, c'è il dopo scuola, recentissimamente è nato l'angolo per i piccoli, perché ci sono dei bimbi dai 3 ai 6 anni che potrebbero andare all'asilo, ma non lo possono ancora fare perché non sono ancora perfettamente guariti, hanno ancora dei problemi di immunosoppressione. Per cui è nato questo mini asilo per questi piccoli, chiaramente in un ambiente molto protetto. E il nostro progetto, grande progetto ultimo di questi ultimi tempi, che verrà aperto speriamo nei primi mesi del 2024, sono 6 nuovi appartamenti studiati proprio per i ragazzi con problemi di infezioni o lungodegenti. La casa UGI ha degli ambienti totalmente personali, però anche alcuni ambienti in cui si ritrovano tutti i bambini, non ultima la sala giochi. Quando un bimbo ha purtroppo un'infezione non può essere inserito con gli altri perché devono essere assolutamente protetti. Per cui si è pensato a questa residenza in cui questi bimbi comunque con la famiglia vivono in un ambiente protetto ma non a contatto con gli altri bambini. Continuiamo ad avere 1000 altre attività, il resto a casa vieni tu. Quest'anno ci sono 3 infermieri pagati dall'UGI che ogni mattina vanno a casa dei piccoli pazienti per i prelievi o le medicazioni, in modo che i bimbi non debbano andare quotidianamente in ospedale. Questo viene fatto al mattino presto, per cui eventualmente i bimbi possono anche andare a scuola, e in questo modo si cerca anche di snellire le presenze in ambulatorio a Reina Margherita e così via. Abbiamo sempre progetti in testa, cerchiamo di fare del nostro meglio, abbiamo bisogno di manifestazioni come questa che ci sorreggano. È già stato detto, ma lo ripeto veramente con orgoglio e con gratitudine, la manifestazione dell'altro anno ci ha permesso di coprire le spese per un intero anno di uno dei nostri appartamenti. Per cui volevo ringraziare gli organizzatori e ringraziare tutti quelli che partecipano e ci sostengono. Grazie.